Titti abita in via Roma, Nocera Inferiore. È stata ed è ospite di Villa Silvia a Rocca Piemonte. 4 anni fa un episodio molto spiacevole per il quale la famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri e sul quale, questo va detto per dovere di cronaca, non è stata mai fatta veramente e pienamente luce. Anche se la famiglia di Titti ritiene che siano stati assunti dei provvedimenti pur non comunicati in via ufficiale. Titti in quella struttura c'è tornata, ci torna regolarmente. E Rita, una delle 3 sorelle che di Titti si occupano, chiede che se ci sono delle mele marce vanno individuate e isolate, ma non va taciuto il fronte positivo di una struttura che la famiglia di Titti ha scelto dopo averla tenuta in un'altra struttura del Nord Italia. Da quanti anni Titti usufruisce dei servizi di Villa Silvia? Però una decina d'anni, anche più credo, una decina d'anni sicuramente. C'è stato un episodio che è un'ombra in questo passato. 4 anni fa è accaduto qualcosa che vi ha messo in allarme. Sì, c'è stato questo episodio increscioso che ci ha un po' scombussolato. In pratica mia sorella, così è stato detto, ha avuto una crisi di autolesionismo e quindi era completamente piena di escoriazioni e chimosi lividi. Questo episodio comunque non era ben chiaro perché mia sorella non aveva mai avuto queste crisi di autolesionismo e quello che io rimarcavo con il direttore sanitario, con tutti, dicevo appunto anche se fosse stato un episodio di crisi di autolesionismo gli operatori sarebbero dovuti intervenire per poterlo contenere e avere dei minimi danni. Mi fu promesso che ci sarebbero state delle indagini, che si sarebbe dovuto arrivare ad un dunque e ad un responsabile o comunque a dei responsabili. Poi le cose sono andate così ed è rimasto questo punto interrogativo. Anche se lei pensa che qualche provvedimento, pur senza comunicarlo alla vostra famiglia, ci sia stato. Sicuramente, altrimenti io avrei dovuto vedere, non so, episodi ripetuti, mentre invece è stato l'unico. Mia sorella aveva e ha tuttora la riabilitazione. La riabilitazione vuol dire avere delle attività che la tengono viva e socializza con gli altri, interagisce, mentre per l'ASL Titti è considerata un paziente, un ospite da RSA, vuol dire per anziani, ma stiamo scherzando. La struttura, nonostante questo provvedimento dell'ASL, continua a dare la riabilitazione a mia sorella. Lei tra l'altro parla da esperta, perché non solo è una ossa, ma tra l'altro ha lavorato a Torino in strutture per disabili. Sicuramente, in strutture per disabili psichiatrici fra l'altro, e quindi conosco le realtà, conosco le dinamiche, conosco il fatto che la mattina quando si entra in reparto, chiaramente gli ospiti sono da alzare, da cambiare i panni, anche se c'è il cambio notturno del panno. La mattina in ogni caso aleggia nell'aria l'odore dell'ammoniaca, perché sono tante persone che urinano nei panni, i panni vanno cambiati, vanno messi nei sacchi, ma in ogni caso è questo l'odore. Abbiamo girato istituti in tutta Italia, le pecche, le mele marce esistono dappertutto, ma è inutile che cadiamo dal cielo. L'importante è che vengano tenuti sotto controllo. L'importante è un'altra cosa, che l'ASL, come le regioni del settentrione, non effettuano tagli così massicci, perché li fa qui? È chiaro che se tu mi dai dei tagli così appunto massicci, il personale diminuisce. È così, mi potete dire raccoglieva i panni con le mani, bisogna usare le dovute precauzioni, su quello sì, ma per esempio Mario che mi sta al centralino, ma ben venga, perché è terapeutico, oppure Gilberto che mi sta al bar, ma per carità di Dio, è lo stimolo della loro vita, ma questo si fa anche a nord.